Daddy, Daddy, please don't kill me. Benvenuti, io sono il Cencio e questo è il primo episodio di Amnesia, a Machine for Pigs. Spero, spero vivamente che abbiate guardato tutto l'episodio 0 di questa serie. So che chiedere tanto, lo so, perché ascoltare un'ora e venti di me che sto lì a chiacchierare di cose capisco che può essere pesante, però è importante. Comunque vada, comunque vada, e mi voglio togliere questo dente adesso, subito, così non ci pensiamo più per tutti quelli che so che guarderanno questa serie perché so che ci sono che guarderanno questa serie senza guardare l'episodio 0 anche se l'ho ripetuto più volte di farlo devo fare una piccola premessa scusate voi che vi siete sorbiti anche l'episodio 0 vi dovete sorbire questi due minuti di premessa sono veramente due promesso questo gioco è un gioco estremamente buio e voi in questo momento state vedendo com'è il gioco davvero senza i filtri che io vi ho applicato in post produzione. Questo gioco, come potete vedere, è un gioco estremamente buio. Pertanto è un gioco che eh, mal si presta ad essere portato su YouTube. A questo non ci si può fare nulla, perché è colpa proprio dell'engine di gioco. Come posso mostrarvi adesso, immediatamente prima di iniziare, qui abbiamo il... L'aggiustatore della, della luminosità: vedete che se io lo mando al, al minimo o al massimo, voi non vedete nessuna differenza. Io in realtà, in questo momento, sto vedendo il nero. Io ho lo schermo nero in questo momento. Voi invece continuate a vedere così: è, ho lo schermo completamente bianco. Voi state continuando a vedere tutto normale. Giuro, non vi sto prendendo in giro, ma non posso mostrarvi questa roba se non riprendendo lo schermo del mio monitor con il cellulare. Questa è colpa dell'engine del gioco che non ha a che vedere con Amnesia Machine for Pigs, ma ha a che vedere con l'engine del primo Amnesia, perché è lo stesso identico, quindi quello utilizzato anche per The Dark Descent, che modifica la luminosità in una maniera stranissima. Cioè, guardate, cioè io metto tutto al minimo, e ok, voilà, non è cambiato nulla, vedete? Guardate, per voi non è cambiato nulla, io non vedo niente, niente, vedo solo le scritte opzioni e questo dicevo è una cosa che io non posso risolvere che nessuno può risolvere neanche con una mod perché è proprio l'engine di gioco che è fatto in questa maniera pertanto io andrò ad agire in questa serie a livello grafico in post produzione utilizzerò programmi eh, di editing video per andare a ritoccare eh, le immagini e darvi una più alta possibilità di vedere eh, ciò che accade perché altrimenti voi non riuscireste a vedere poco riuscireste a vedere veramente veramente poco questo per forza di cose sebbene io ce la metterò tutta per fare un lavoro quanto più perfetto possibile andrà ad alterare alcune sequenze di gioco e potrebbe capitare che sarete in grado di vedere cose che non dovreste essere in grado di vedere io farò la massima attenzione a far sì che questo non succeda ma sono umano sbaglio anch'io e questo lavoro che sto facendo di reilluminazione in post-produzione è tutto fuorché facile quindi speriamo bene io vi avverto prima, in tal caso ehm, questo, questa premessa è stata fatta perché se durante questa serie dovreste vedere momenti troppo bui significa che non ci ho potuto fare niente se dovreste vedere momenti troppo luminosi significa che ho sbagliato qualcosa io ok? Era giusto per Mettere in chiaro. Adesso ritorniamo alla eh, luminosità artificiosa, che io sicuramente vi avrò messo in, in questo episodio in post produzione e finite le ciance, finite le chiacchiere, iniziamo subito le chiacchiere, quelle vere, quelle interessanti, quelle su questo amnesia machine for pigs con un video introduttivo subito col botto, abbiamo sentito un bambino supplicare il padre di non ucciderlo abbiamo visto uno strano macchinario che lanciava scintille elettriche ovunque e cosa ancora più assurda ci siamo svegliati in questo letto precisamente letto a baldacchino di un'altra epoca con una gabbia e che gabbia e che gabbia guardate che roba ovviamente il sistema di controllo è alla amnesia The Dark Descent in cui si Acchiappano gli oggetti e li si muove con il mouse. Questo sono proprio io che regolo il movimento. Questa è una cosa molto molto bella che ha inventato Amnesia. In realtà che hanno inventato con Penumbra molto prima di Amnesia, ma comunque è diventato famoso con Amnesia. Qua vediamo subito una bevanda molto rossa che potrebbe benissimo essere vino versata ovunque. Una Bibbia. La camera è molto importante perché come capite... Qua abbiamo un sacco di dettagli su quello che sta succedendo. Guardate che roba. Il cassettone è chiuso con un lucchettone molto particolare. Tutto chiuso in modo che nessuno possa avervi accesso. Lo stesso dicasi per l'armadio. Così come il letto è blindato. Sembra che ogni ehm, mobile della stanza sia stato blindato. In realtà non è ogni mobile. Perché spostando la sedia possiamo vedere che il cassetto invece è aperto e vi è di nuovo Bibbia e di nuovo una bottiglia di qualcosa, presumibilmente vino. Ma qui sopra abbiamo subito un foglio, una nota, lasciataci non sappiamo da chi. 24 giugno 1899. Nei miei, nei miei sogni vedo un uomo ammantato in una pelliccia di giaguaro e piumato come un santo insanguinato. Quello che è giunto dal cuore ci ha stimolato, ha fatto a pezzi il male e ci ha liberati tutti. Il fetido calore della giungla riflesso da qualche parte dietro la mia fronte. Le mie tempie pulsano, il sangue mi ribolle nel cranio, è come se racchiudesse qualcosa di vivo, un ratto, un maledetto ratto che mi rosicchia il cervello per farsi strada verso il mondo. Neanche il laudano è in grado di placare la sua fame infinita. Sento i miei figli giocare in mansarda, ma la cosa mi riempie di terrore, non d'amore. Che pensieri disperati sono questi? Ora questo foglio apre subito una questione importantissima. Lo stile narrativo utilizzato per questo gioco è uno stile particolare. Avete visto come era scritta questa lettera, no? un modo di parlare e di, di, di scrivere pensieri ormai caduto completamente in disuso, un modo eh, caro al 1800, soprattutto in epoca vittoriana, dove l'apparenza era molto, 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 molto importante, direi indispensabile per la sopravvivenza quotidiana. E quindi anche le cose più stupide, anche le cose più... Eh, che, che, che più facilmente potremmo dire, ma, ma che ce ne importa, ma facciamolo come vogliamo noi, no? Come ad esempio scrivere i propri pensieri in un foglio di carta, era invece importante farlo utilizzando un determinato codice, un determinato modo di agire e di comportarsi, ad esempio un determinato linguaggio, un determinato utilizzo eh, del vocabolario. Questa cosa non solo è per amor di ambientazione, perché come vedete nell'episodio 0 siamo nel 1800, per la precisione nel 1899, quindi alla fine del 1800, ma anche perché questo gioco dal punto di vista eh, narrativo si rifà a un'opera dello scrittore Well, ovvero L'isola del dottor Moreau, cioè non è che proprio eh, copia o comunque eh, riprende delle parti no? di quel racconto per chi, per chi avesse avuto la fortuna di leggerlo, perché è molto bello, ma diciamo che è un po' come se continuamente lo citasse senza farlo la storia di questo amnesia machine for pigs è simile ma non troppo veramente alla lontana veramente alla lontana il linguaggio utilizzato è simile ma non troppo anche perché i tempi erano quelli il modo di concentrarsi su determinati dettagli piuttosto che altri è simile, ma non identico. E questa è una cosa piuttosto, piuttosto importante che la prima volta che portai eh, quest'opera sul canale avevo tralasciato e dimenticato di dirvi. Perché in realtà c'è molto di quello scrittore in quest'opera. Comunque, vediamo di uscire dalla stanza. Ed ecco che sentiamo i figli presumibilmente giocare in, in manzarda. Noi non sappiamo niente, non sappiamo chi siamo, non sappiamo dove siamo, non sappiamo nulla. Questo è ovviamente giustificato a livelli di gameplay, ma abbiamo appena letto nella lettera che abbiamo trovato lì sopra al nostro amabile... Boh, questa... non saprei neanche come definirlo, chiamiamolo comodino, anche se non lo è, che eh, chi, chiunque abbia scritto quella lettera, quindi pr presumibilmente noi stessi, ha fatto o forse fa tuttora largo uso di laudano. Possiamo presupporre quindi che questo che abbiamo visto non è semplice vino ma laudano. Per chi non è al corrente, non, non abbia idea di cosa sia il laudano, il laudano era, e dico era perché oggi non esiste praticamente più, è diventato illegale già da diversi anni, una sostanza alcolica che eh, in parole povere, veramente povere, è un miscuglio tra una qualsiasi sostanza alcolica a propria scelta. In genere veniva utilizzato il vino, ma lo si poteva fare con qualsiasi cosa. I più pazzi come Baudelaire hanno più volte affermato di averlo fatto con, con l'assenzio, per esempio. Eh, in genere, veniva fatto con il vino un miscuglio tra una sostanza alcolica di propria scelta e infusi estratti di oppio, quindi una cannonata psicotropa non indifferente, non indifferente perché l'alcol aumenta gli effetti di altre sostanze psicoattive quando mescolato con esso, quindi immaginatevi che l'oppio di per sé ha già un effetto potentissimo sull'essere umano, mescolato con l'alcol diventa un qualcosa di incredibile, però eh, vi farà ridere, ma nel 1800 il laudano era non solo completamente legale, ma anche utilizzatissimo da chiunque poteva ovviamente permetterselo utilizzatissimo da chiunque e per i più futili motivi si prendeva il laudano ripeto, una mistura di tintura di oppio e alcol per il mal di testa il mal di denti l'insonnia la depressione eh, varie dolori articolari ma per le cose anche più banali cose che come per esempio il mal di testa, Beh, è una roba potentissima, immaginatevi, è come, come oggi non è proprio la stessa cosa, perché qui stiamo parlando di una tintura di oppio quasi pura, quindi, eh, come dire, senza tagli di alcun genere, però Volendo esagerare un pochettino per farvi capire l'entità della batosta che dà il corpo umano, è un po' come se oggi dicessimo, cavoli, c'ho un mal di testa, aspetta che mi faccio una pera di eroina. Cioè siamo, siamo quasi a quei livelli lì, siamo quasi a quei livelli lì. Eppure nel 1800 era diffusissimo, non solo nell'Inghilterra vittoriana, ma un po' in tutto il mondo, in Francia, in Europa e anche, anche in America, insomma. Era una roba veramente tremenda che, per colpa dei suoi della sua brutalità, della sua potenza d'effetto, tra i vari sintomi aveva la perdita della memoria. E eh sì, quando si faceva uso di Laudano per un po', si cominciava a perdere la memoria. Tra i tanti effetti negativi che aveva, eh, non è l'unico, però uno molto importante è la perdita di memoria, cosa che potrebbe benissimo farci... Ehm, riflettere sul perché noi ci troviamo qui senza avere la più pallida idea di chi siamo, dove siamo, perché siamo e tutto il resto e soprattutto perché siamo davanti a un letto ingabbiato. Pensate per esempio che tra i vari problemi invece che dall'alcol quando se ne abusa c'è il delirium tremens in cui si inizia a delirare pesantemente, a tremare come, come, come pazzi, quindi anche questo ci fa capire che forse, forse, questa ingabbiatura intorno al letto serviva a prevenire, eh, o meglio, a evitare che lo status alterato del nostro protagonista causasse del male a se stesso o agli altri. O forse, o forse, è solo una bellissima metafora. Un letto, il luogo dove dormiamo, dove ci riposiamo, dove ci rilassiamo più di ogni altra cosa, è... È rinchiuso all'interno di una gabbia da cui non si può uscire. Una metafora tanto bella quanto questo quadro. Io, per esempio, ora per farvi capire la bellezza di questo gioco, io potrei mettermi qua a parlare di questi quadri che sono presenti in questa villa, di questo che vi ho appena fatto vedere, così come quest'altro più addietro che vi ho fatto vedere poco fa. Soffermatevi a guardare questi quadri. E rifletteteci un po'. Non c'è bisogno che sappiate eh, il significato esatto di questi quadri. Ma basta che eh, prendiate ciò che il quadro vi evoca. Vedete anche questo, siamo di fronte a una specie di banchetto. Quella che potrebbe essere una, una riunione eh, di più persone per qualsiasi motivo. Una riunione di famiglia, anche se vediamo benissimo che non lo è. Però potrebbe essere. Benissimo, una riunione di famiglia o, o di lavoro, qualcosa del genere. Comunque guardate la posizione dei soggetti, di quello che stanno facendo, la, la, la donna che trasporta il vassoio. Guardate, guardate che roba. Evoca subito un qualcosa. Lasciatevi trasportare dalle emozioni di questa roba qua. E quadri invece che qui, tra l'altro, ne abbiamo uno molto simile, di nuovo una riunione di persone che sono tutti... Eh, propensi ad ascoltare un uomo che suona il violino, addirittura le donne con i bambini piccoli, il cane, è sempre presente, proprio eh, l'elemento simbolico di famiglia per eccellenza, anche se non sta scritto da nessuna parte che questa sia una famiglia, anzi, potrebbero essere più famiglie riunite. E un quadro come questo: un quadro come questo, che è l'apoteosi, il più palese e il più classico di tutti: la fattoria degli animali di Orwell, George Orwell. Ci sono tantissimi riferimenti alla letteratura e purtroppo e purtroppo se non si è, non dico appassionati di letteratura, ma comunque se un, non, non si è speso un po' di tempo a leggere un po' di libri, molti di questi riferimenti non vengono capiti. E io per spiegarli dovrei mettervi a spiegarvi prima di tutto chi è Orwell, che libro sia Fattoria degli Animali, cosa rappresenti, eccetera, eccetera. Cosa che purtroppo non posso fare perché già mi starete odiando, visto che sono passati 18 minuti e io ancora sono nel... <ride> Nella, nel terrazzino iniziale del gioco, ma guardate di nuovo la fattoria, di nuovo un rimando alla fattoria degli animali. E voi direte: Shen, come fai a dire che questo è un rimando alla fattoria degli animali di Orwell? Perché, perché conosco il gioco, nel senso so dove si andrà a parare in questo gioco, e ci sono molte affinità, come vi ho detto, tra l'isola del dottor Moreau, per esempio di Wells. E, e Amnesia Machine for Pigs. Ci sono altrettanti rimandi con la fattoria degli animali di, di, di Orwell. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo, guardate Madonna, io non posso non perdere un'ora a parlare. Io vi giuro, vi metterei qui a parlarvi di sti quadri. Guardate, guardate questo quadro, guardatelo bene. E sentitelo proprio, capite? Sentitelo, non importa che lo conosciate, non importa niente. Guardate quello che succede. Guardate l'espressione del cane della bambina in angolo. Forse in punizione, forse spaventata da qualcuno, la bambola per terra riversa di lato come se fosse stata gettata o forse addirittura caduta dalle mani. Cioè, guardate il tappeto, guardate il tappeto sotto al cane, tutto smosso e fuori ordine. Probabilmente c'è stata una corsa, probabilmente c'è stato un po' di tafferuglio qua. Non si sa se è fatto dal cane o dalla bambina stessa. Guardate il cane come preoccupato, è in una posa in cui non sa bene cosa fare. E eh, quanto comunica sta roba? Quanto? Non è importante eh, che sappiate a cosa si riferisca. Già questi quadri vi danno a guardarli, descrivono un momento, un'emozione. Un'emozione che è molto importante con quello che abbiamo già visto, perché voi non siete stupidi, l'avrete già capito. Il sto gioco si è aperto con un bambino che chiede pietà, che dice papà, papà ti prego non uccidermi. E secondo voi è un caso adesso che ci sia un quadro del genere, un quadro che rappresenta questo? No, eh, certo che no, certo che non è un caso, non è un caso per niente. Non è un caso nemmeno che venga rappresentata in tutti questi quadri per la maggioranza di questi quadri, un'atmosfera rurale, un'atmosfera di campagna. Guardate che bello, una donna nei campi, di nuovo con i cani, no? In riva un fiume, una bellissima campagna. Una bellissima campagna, le fattorie con gli animali, tutte in campagna, sempre di mezzo a paesaggi bellissimi, naturali e rurali, addirittura qua con i cavalli. Cavalli o mucche, non si capisce bene, mucche sono, non si capisce bene, ma comunque animali assolutamente di campagna. Sarà un caso, oltre alle citazioni a Wells, all'isola del dottor Moreau, alla fattoria degli animali di Orwell, sarà un caso che molti di questi quadri rappresentano ambientazioni rurali e campagnole in un gioco che fa della rivoluzione industriale che ha ucciso e distrutto le campagne di praticamente tutto il mondo, un punto di partenza. Non so se vi rendete conto perché io ho sbandierato nell'episodio zero che sta roba è un capolavoro. Non so se ve ne rendete conto perché qui non abbiamo neanche iniziato e io non so già più da che parte farmi. Perché qua dove io mi giro, mi giro, c'è un significato, c'è un qualcosa di estremamente profondo che richiede di essere compreso e studiato. Roba che purtroppo richiede eh, tantissimo tempo e... Tantissime conoscenze, veramente. Tante che, delle quali che io non ho, che io non ho, perché una cosa che mi affascina di questo gioco è la costante, continua consapevolezza: che, malgrado tutte le volte che io ho giocato Amnesia Machine for Pigs, malgrado tutti i libri che mi sono letto, io sono sicuro che il 90% di quello che ho intorno non lo capisco. Non lo capisco perché non ho la cultura necessaria per capirlo. E questo ne sono sicuro perché conosco quelli della The Chinese Room, so l'immensa cultura che ha quella gente là, e so con quale cura approfondiscono di dettagli i loro videogiochi. Quindi se in The Rester si sfociava dalla chimica alla religione, ma a letture estremamente profonde, immaginatevi qua a livello sociale, quanto ci possiamo spingere da Well, Orwell e tutta quella gente là. Cioè veramente un, una quantità di roba che io neanche mi, mi immagino, veramente. Adesso procediamo un poco. Entriamo nel bagno. Guardate che belli, che belli i mobili dell'età vittoriana, che belli proprio. Ovviamente qui di una famiglia ricca, ma proprio palesemente. Guardate anche questo che bello. Una persona modesta, normale, non avrebbe mai potuto permettersi una casa del genere, né di queste dimensioni né con questa mobilia. Eccolo qua, uno dei, dei sintomi dell'Audano, come vi dicevo, non solo la perdita di memoria, ma anche la formazione di reminiscenze. Questa è un'altra cosa che succede spessissimo quando, quando si abusava di laudano, ripeto, perché oggi è illegale e introvabile. Ehm, era un sintomo accompagnato alla perdita di memoria, si avevano queste reminescenze, come, cosa che in realtà succede con tantissime sostanze psicoattive, come... Come si dice in termine volgare, l'avrete sentito spesso dire in giro, tarzale, cioè ti risale, ti ritorna? No? A volte tu sei lì tranquillissimo che non hai fatto niente, boom! Così di improvviso dal niente ti, ti riprende la stessa sensazione che avevi quando hai, provato, que, hai, hai fatto uso di quella sostanza psicoattiva che ti si è proprio marchiata a fuoco nel cervello. E quando questo succede, a volte porta con sé anche dei ricordi di quel momento. Questa è una cosa molto comune, abbiamo sentito che lui guardando questa vasca da bagno ha avuto, avete visto lo svarione, no? la visuale ha cominciato a muoversi leggermente, si è leggermente sfocata e ha sentito i bambini fare il bagno, perché probabilmente mentre che lui faceva il bagno i bambini aveva assunto dell'audano. E adesso, come si suol dire, gli arzale. Qui si sale di sopra. Abbiamo un'altra stanza da letto qua. Da te Ho sta tenuto I held your hand and watched the blood pool between ice. You aren't long in a vedere Edwin, ma non Enoch. I will take care of them, my life. I promis you this. Anche questa è una reminiscenza. E qui c'è anche da sottolineare la piccolezza, purtroppo, dei sottotitoli. Eh, I sottotitoli sono perfetti quando lo si gioca, sono perfetti per un monitor, mh, presumo siano pressoché illegibili su un cellulare, quindi... E non posso farci nulla, ovviamente, anche in questo. È così, punto e basta. Laudano di nuovo ovunque, o forse solo vino... Un altro letto ingabbiato e abbiamo sentito come si parlava di Edwin ed Enoch e di come lui è stato a guardare la pozza di sangue tra le sue gambe, quindi palesemente un parto di una donna, e di come sia morta nel parto. Vedete quante informazioni ci sono già state date senza, senza chiacchierare tanto, no? E questo è uno dei motivi per cui. Non è stato apprezzato questo gioco appena uscì, oggi vi ripeto la cosa è cambiata, oggi sta diventando un cult e sempre più persone tornano ad apprezzarlo e a considerarlo il capolavoro qual è, ma ai tempi quando uscì venne poco apprezzato anche perché non sta a spiegare tanto, non si. Non perde tempo con chi non riesce a capire, capite? È cosa che invece io mi trovo qui a fare per voi, in tal caso non sia chiaro, in tal caso non lo capite, io devo stare qua a spiegarvi ogni minima cosa. Ci ha fatto capire che una donna ha partorito qua, ha partorito due figli, Edwin ed Enoch, quindi eh, presumibilmente gemelli, nati a un brevissima distanza l'uno dall'altro, ma lei è morta di parto. È riuscita a vedere la nascita di uno dei due, ma addirittura non ne ha vissuto abbastanza per vedere la nascita dell'altro. Veramente tremendo. E questo potrebbe già farci capire... Potrebbe essere un indizio, potrebbe essere la motivazione di tutta questa assunzione di Laudano. Come vi ho detto veniva usatissimo per combattere la depressione, la sofferenza e eh, comunque anche proprio gli stati d'animo alterati. Quindi la perdita della moglie potrebbe aver spinto il nostro protagonista ad abusare di Laudano fino ad avere delle, delle, eh, dei problemi gravi poi. Le luci si sono spente, quindi perfetto. Adesso è proprio il momento di non vedere più nulla. È un gioco questo che, da buon come l'hanno etichettato, Walking Simulator. Sentite, Sopra, una mansarda. Da buon Walking Simulator richiede che noi perdiamo tempo nell'ascoltare, nel guardare ogni dettaglio possibile. Proprio lo richiede. Questo per quelli che l'avranno giocato, tantissimi di voi avranno giocato Layers of Fear, quella porcata in mano di Layers of Fear. Ecco, questo è un Layers of Fear di grandissima qualità. Però il succo più o meno è quello. Dobbiamo ascoltare, dobbiamo guardare, dobbiamo capire. Lui è terrorizzato da ciò che sta sentendo, sentite, è proprio terrorizzato. E l'aveva detto nel suo, nei suoi pensieri, quelli che abbiamo trovato nel, eh, su quel comò. Lui sentiva i propri figli giocare in mansarda e ne è terrorizzato, ne è terrorizzato. Come mai un uomo dovrebbe essere terrorizzato dal sentire i propri figli giocare in mansarda? Cos'è che ti, che ti potrebbe spingere ad avere paura di una cosa così? È difficile da immaginare, eh? è difficile da immaginare. Provateci ma è difficile da immaginare. Qua invece vediamo subito la cura nei dettagli. Questa è palesemente una stanza di, della servitù. Qui ci stava un servo, perché magioni come queste, case di queste dimensioni, richiedono per forza di cose una servitù per poter andare avanti. Ma come la pulisci una casa del genere? Ma, ma ci avete pensato? Ma corridoi del genere, in parquet, in parquet, con mura intarziate in questa maniera, ma vi rendete conto quanto tempo ci vuole a pulire una cosa del genere? Questo ora è un videogioco, ma case del genere in epoca vittoriana i più benestanti le avevano. E come se le avevano? E quanti ce n'era che avevano case del genere? Con le pareti così, con i pavimenti così, con i soffitti così. Ma vi rendete conto a pulire sta casa? Ce cioè, ne rendete conto? Solo pulirla, eh? Io non dico la manutenzione regolare tipo giardino, dei legni, solo pulirla, pensate solo... Pulire sta casa. Che, che roba. Quindi serve per forza una servitù che vive all'interno della casa e, e, e la e diciamo la cura costantemente 24 ore su 24. È una cosa pazzesca, eh? è una cosa pazzesca. Noi oggi che viviamo nei nostri appartamenti, o oh, magari anche qualcuno ha una casa vera e propria, magari qualche villetta così, però comunque vada oggi. È rarissimo avere una casa di tali dimensioni da richiedere. Per forza la servitù, la servitù chi ce l'ha è perché se la può permettere, perché non ha voglia di, di farlo da sé no? Però non è che ti è obbligatorio. Ragazzi, una casa del genere era obbligatorio. <ride> non, non potevi. Cioè, anche se tu volevi fare da solo, non potevi. Perché richiedeva una cura costante 24 ore su 24. Una quantità di tempo pazzesca. E sta roba è veramente impensabile. Che a quei tempi ci fosse gente che poteva permettersi questo. Quando al tempo stesso, in epoca vittoriana, c'era gente fuori da questa stessa finestra che stava a morire su un marciapiede di fame, di, di sete, di vaiolo e di tante altre cose. È pazzesca, sta roba. Abbiamo l'iconcina di un giornale che io non ricordo. Eccolo, documenti trovati. Qui abbiamo solamente la descrizione. Del 24 giugno, che è quella che abbiamo letto prima. Che pensieri disperati sono questi. Nei Promemoria invece abbiamo mansarde e camerette. No, ma dormivano in mansarda quando erano ancora in fasce, forse lì che si nascondono adesso, ricordo di aver insistito a riguardo, a metà strada, fra la mia camera da letto e il mio ufficio. Questi sono indizi, un sogno febbrile, mi sveglio da solo in una casa silenziosa. La mancanza del suono dei bambini che giocano è come un sepolcro scuro e fecondo che mi invita a scendere tra la terra argillosa che non può ospitare nient'altro che cadaveri. Non importa. I miei figli mi chiamano e io risponderò, li troverò. Ragazzi, ragazzi, questa è letteratura, eh? Questa è letter ve lo rileggo. Mi sveglio da solo in una casa silenziosa. La mancanza del suono dei bambini che giocano è come un sepolcro oscuro e fecondo che mi invita a scendere tra la terra argillosa che non può ospitare nient'altro che cadaveri. Questo è proprio qui. Si incarna l'essenza, come vi dicevo, di scrittori di quei tempi. Qui si sente proprio forte, forte Edgar Allan Poe. Si sente fortissimo Baudelaire. Si sente fortissimo Lovecraft sotto un certo punto di vista. Lo vedrete più avanti, lo sentiremo di più. Il Lovecraft sente qua. Ma sentite, Orwell, Wells, cioè qui si sente proprio letteratura. Vi rendete conto fin da subito che questo non è un videogioco normale, questo non è Assassin's Creed, questo non è Call of Duty, questo non è manco Resident Evil. Qui abbiamo una roba di una qualità generale <ride> che è... è altissima, è altissima. È una frase del cavolo, è eh, alla fine, ripeto, è una frase... Messa lì, nemica una divina commedia, voglio dire, però la qualità di scrittura di questa frase è, è eccelsa, è superba. A bad man oh, sta arrivando un uomo cattivo, dicono. Qui c'è proprio il buio pesto. Ti ricordo... come si usa la lanterna. Eccola come si usava. <ride> Io ero qui, che tentavo premendo. Bird brand. fa rumore lo strusciare della cassa poi andiamo a controllare lì sotto c'era nella stanza di qua questo Tutta una cosa che i bambini fanno spessissimo proprio di ricavarsi un antro e una cuccetta tipo nelle soffitte, nelle mansarde. E c'è un documento. Diario di Edwin Enoch, 11 ottobre 1899. Papà dice che quest'anno non festeggeremo il Natale, è troppo occupato. La tata dice di non disturbarlo, che è indaffaratissimo. Va al lavoro prima che lei ci svegli e spesso torna che già dormiamo. Abbiamo trovato un uccellino con un'ala rotta giù in giardino. L'abbiamo dato alla tata, ci ha detto che era sporco e l'ha colpito con un mattarello. Dopo siamo scesi di sotto per seppellire il cadavere mentre tutti dormivano. In giardino c'era un maiale. L'abbiamo sentito grugnire. Allora è arrivato papà e ci ha detto che dovevamo entrare subito. Era furibondo, ma siamo convinti che avesse pianto di nuovo. Quindi iniziamo subito a farci un'idea dell'atmosfera del, dell che regnava in questa casa. Un padre assente perché lavorava troppo. Chissà cosa, chissà come, bambini che venivano affidati a tate ben poco competenti, una tata che ti ammazza un uccellino davanti con una mattarellata semplicemente perché è sporco. Cioè, davanti a due bambini è una cosa veramente assurda che... A prescindere che davanti ai bambini non si fa, però soprattutto davanti a due bambini. Veramente, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. E poi un padre che è palesemente in crisi, perché avete visto quando dice che quando è andato a prenderli a mandarli dentro era molto arrabbiato, ma i bambini erano convinti che avesse pianto di nuovo. Quindi un padre, un uomo distrutto distrutto da qualcosa che piange spesso senza farsi vedere, ma i bambini e non sono scemi, sono bambini, non sono scemi, se ne accorgono che stai male lo stesso. E quindi abbiamo già vedete il quadro inizia a riempirsi, abbiamo un quadro sempre più chiaro, sempre più cristallino di quello che Stava succedendo, e forse sta succedendo tuttora dentro questa casa, un padre assente, un padre distrutto, una moglie che non c'è più, morta di parto, un padre che in preda alla disperazione, per superare la sua disperazione, si rifugia nel lavoro, come fanno molte persone. Avere uno scopo, avere un obiettivo, avere qualcosa da mandare avanti, ti spinge, ti fa forza e ti aiuta a superare il dolore. Del fuoco che ti brucia dentro. Questo spesso succede, senza però rendertene conto che così facendo inizia a trascurare persone a te care che hanno bisogno di te, che hanno bisogno di te costantemente, tutti i giorni. E questo, se ci pensate un attimo, apre degli spiragli sul perché questo uomo, di cui ancora non sappiamo il nome, provi terrore addirittura. Quando sente i propri bambini giocare felici nella mansarda per il senso di colpa. Alla prossima.